Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. In questo tempo speciale della storia, in cui Gesù parla per le strade di Gerusalemme, in Galilea, in Palestina, insomma, e l'attesa per la venuta del Messia si era fatta stringente, perché ormai erano tutti sotto il giogo dei Romani e cominciavano a domandarsi: ma Dio è con noi o contro di noi? E questo forse se lo chiedeva chi più attendeva una risposta da Dio. La maggior parte avevano fatto in qualche modo affari con Butta, con questa gente, con i Romani che avevano occupato Gerusalemme. Dunque è una situazione abbastanza lontana dall'attesa che tutto il popolo era chiamato a vivere. Già da Isaia, quando al tempo dell'esilio era stato messo loro nel cuore il desiderio di vedersi di nuovo scelti da Dio, di nuovo un popolo eletto. Beh, in questo momento tutti sono dispersi. Al tempo in cui Gesù predica ci sono varie categorie che fanno un po' lotta tra loro, o con Butta quando gli conviene, gli erodiani e gli zeloti, quelli che volevano prendersi a tutti i costi la rivincita sui Romani, e poi erano terroristi, insomma, guerriglieri. E poi Sadducei e Farisei, due classi importanti a Gerusalemme, che si contendevano l'interpretazione dei piani di Dio. Insomma, tante realtà molto frammentate tra loro e in lotta. Per questo la gente, dice Gesù, è come pecore senza pastore, non sanno a chi dar retta, non sanno come poter valutare la realtà a partire dal rapporto che hanno con chi quella realtà avrebbe dovuto invece interpretarla e offrirla alla fede di tutti. Sembra Gesù avere davanti quella pagina del capitolo 34 di Ezechiele, in cui si parla dei cattivi pastori che non si prendono cura di queste pecore che vanno qua e là. Ora capisci bene qual è il senso di questa parola. Vi ricordate, Gesù, quando parla di sé come buon pastore, dice che le pecore riconoscono la sua voce quando le chiama e lo seguono. Ebbene, queste pecore che sono disperse sui monti di Israele, che vanno girando qua e là, sono le parole di Dio. Ognuno di noi è chiamato all'esistenza con una precisa parola di Dio, che ti fornisce l'identità, ti mette nelle condizioni di capire qual è la tua vocazione in questo mondo e anche stabilisce una speciale condizione nel rapporto che Dio vuole avere con te. Dunque ogni pecora è una parola, ma sono sparse queste parole. Se tu volessi capire la storia mettendo insieme espressioni che di queste parole si possano costituire, non sapresti, anzi le ignori le parole. Sai perché te lo dico?
perché ignori le istanze del tuo prossimo, perché ignori le relazioni che sei chiamato a vivere, insomma perché ignori anche qual è il senso dell'evangelizzazione, lo puoi dire, non sei un evangelizzatore. Eppure il battesimo che hai ricevuto a questo ti abilita. Dunque questo buon pastore si è reso conto che la logica di Dio, che le parole di Dio, quelle che la Torah aveva manifestato come la sua volontà, il suo pensiero e anche il suo desiderio di realizzare i progetti eterni che porta nel cuore, si sono frammentate. Non si sa più come metterle insieme. Allora dice, la messa è molta, tanta gente vive così dispersa. Possibile che non c'è nessuno che gli vada incontro per interpretare la loro solitudine, per conoscere le loro difficoltà e per rimetterli in relazione così che tornino ad essere ciò per cui sono stati chiamati, una carne sola, una sola speranza, una cosa sola in Dio, proprio quello che Gesù è venuto a fare. Per fare questo Gesù si sceglie alcune persone che ritiene possibili. Chissà se noi saremmo d'accordo su questa scelta. Non sceglie un sacerdote, non sceglie un levita, non sceglie uno scriba, non sceglie nessuno che abbia qualche caratteristica, qualche etichetta buona in Israele, in Gerusalemme. Ma si sceglie gente che faceva pescatori in Galilea, quindi figuratevi quanto erano lontani. Guardate, questo ve lo dico perché qui qualcuno si sente un pescatore della Galilea che non è adatto a predicare, oppure si sente, che ne so, un pubblicano che per carità i peccati. Se ne sceglie forse uno solo che è proprio di Gerusalemme, proprio che anzi è vicino al Tempio, alle logiche del Tempio, un ecclesiastico quasi, non lo era, però conosceva certe vie e le userà al momento opportuno. Era Giuda l'Iscariota, quello che poi lo tradì, dice il testo. E l'invia, dice, andate a predicare le cose del regno, non andate però dai pagani e dai samaritani, andate dalle pecore perdute della casa di Israele. Sapete perché? Perché un pagano non sa qual è la speranza alla quale è chiamato. Si fida delle cose del mondo. Pagano è questo mondo che quando pensa all'oggetto della nostra fede, a quello che noi crediamo, pensa che noi siamo superstiziosi o siamo fatalisti o siamo, non so, madonnari o qualcosa del genere, attaccati alle emozioni, ai miracoli, alle prodigi. E dunque ci guardano anche con sospetto. Non sanno, cioè, qual è il regalo che Dio ci ha fatto, e cioè il suo regno in noi. Povero te, cristiano, quando pensi che il regno di Dio sia la vita dopo la morte, quello che tu chiami al di là, come fanno i pagani. Il regno di Dio ce l'hai dentro. Il regno di Dio ti è donato dal battesimo. Il regno di Dio è quella realtà che pulsa dentro di te quando ti mette il desiderio di pregare. Il regno di Dio è quella via che si apre in mezzo a mille paure quando sei chiamato ad entrare in relazione con il tuo nemico, per esempio. Il regno di Dio germoglia e si esprime nel ministero del perdono che tu offri, se lo fai, al tuo prossimo che ha peccato contro di te. Il regno di Dio è una fiducia piena, attuale, presente, che Dio non sta da un'altra parte, ma sta proprio presso di te, proprio vicino a te. Allora dice Gesù, non andare dai pagani, questo non lo sanno i pagani, pensano che Dio, come pensi pure tu, forse sta nelle nubi del cielo. Va da quelli che questa speranza ce l'hanno. Va da quelli che sanno scrutare le scritture, vai da quelli che stanno cercando che questo regno si mostri e mostra loro i segni del Messia. Come faccio io, fate pure voi, e cioè guarite i lebbrosi, resuscitate i morti, proprio quello che Isaia aveva detto il Messia avrebbe fatto una volta venuto in mezzo a noi. Cioè comportatevi da Cristi, comportatevi da figli di Dio, mostrate il potere che Dio ha messo nelle vostre mani, la speranza che ha dilatato i vostri cuori,
Non fate sempre i grami che dicono che il mondo va a finire male, che sempre a criticare. Questo non è il regno. Queste sono le tenebre. Questo non è il servizio per il regno. Questo è il servizio per le tenebre. Lo capisci, no? Allora dice a questa gente: andate a far vedere che cos'è la fede in Dio in questo tempo così calamitoso, così difficile, di schiavitù, di sopraffazione. Andate a dire al mondo che il regno di Dio sta già in mezzo a noi, no? Quello che viene dopo, sta già in mezzo a noi. È fatto di amore, di perdono, di riconciliazione. È fatto di aiuto al prossimo. Il regno di Dio è il cuore aperto di Dio, il regno di Dio è il cuore aperto tuo, se lo Spirito Santo ti dà la possibilità di mostrare qual è la speranza che porti, che ti è stata seminata dentro. E non avere paura del resto, non avere paura di non essere capito, di essere messo da parte, diventa piuttosto un campione della speranza. Sfrutta anche te la parola di Dio e vedi se quella parli di te, del tuo amico, del tuo nemico, di quelli della tua famiglia che si sono allontanati. Esci da quella disperazione grama che ti impedisce di celebrare ciò che è vero, ciò che è buono, ciò che è di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ti sei degnato di donare a noi, nella povertà del nostro spirito e della nostra vita, i segreti del regno, e ci hai unto con l'unzione perché fossimo in grado di aprire i sigilli di ciò che tu hai posto al centro dei nostri interessi e della vita del mondo. Fa che possiamo ottemperare a questa missione grande in questo tempo tenebroso. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Certo ti chiediamo, pastori secondo il tuo cuore, nuove vocazioni, ma ti chiediamo che tutta la tua Chiesa abiti la vocazione sacerdotale, quella che ha il dovere e la missione di annunciare all'uomo la prossimità del regno nella sua vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai affidato a noi questo ministero altissimo e noi ti abbiamo tradito in molti modi, per paura, per ignoranza, per mediocrità, per inimicizia, perché abbiamo il cuore diviso. Ricordaci che ci hai fatti per te e che il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che sono oppressi dal giogo delle difficoltà, della solitudine, dell'abbandono ricevuto, della malattia, della paura della morte, della guerra. Strappa i tuoi figli dalle condizioni in cui si trovano a causa del maligno. Possano riconoscere il passare del tuo figlio in mezzo a noi come un'offerta di salvezza. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Liberali dal maligno, da ogni pensiero cattivo. Guarisci i loro cuori. Pensino secondo le tue parole e si comportino secondo le tue leggi. Nulla li ostacoli nel cercare e fare il bene. Da ogni maleficio guariscili. In questo tempo salvali, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Sotto un presidium confugimus,
Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes, ne despicias necessitatibus, sed a periculis cuntis, libera nos semper.